Dopo il cellulare del killer di San Bernardino, l'FBI ha sbloccato un altro iPhone senza l'aiuto della Apple. Si tratta degli apparecchi di due ragazzini accusati dell'omicidio dei nonni di uno dei due. Due giorni fa l'accusa ha chiesto e ottenuto che il processo fosse rinviato al 27 giugno e quindi ha domandato la collaborazione all'FBI.